Allora, riprendiamo, ragazzi. A questo punto, quindi abbiamo scritto anche, abbiamo fatto anche il, diciamo, il 2-3, andiamo a fare l'ultima trasformazione 3-4. Sul 3-4 cosa succede, ragazzi? Succede che il fluido che entra a una velocità V con 3, lo scriviamo ancora H3 più GZ3 più V3 al quadrato mezzi, sarà uguale a H4 più GZ4 più V4 al quadrato mezzi. S3 più Sgen interno 3-4 sarà uguale ad S4 e ancora V delta P 3-4 più G delta Z 3-4 più delta V 3-4 al quadrato mezzi più R 3-4 è uguale a 0. Allora, com'è V delta P 3-4? La pressione, ovviamente qua abbiamo detto che il getto è libero, anche in uscita sarà libera l'acqua e quindi la pressione sostanzialmente sarà nulla se la considerate in pressione relativa, 1 se la consideriamo assoluto, ma il delta P sarà sempre rigorosamente uguale a 0, quindi possiamo eliminare. G delta Z, vabbè ragazzi, è tutta la stessa quota e quindi anche questo se ne va. Delta V3, 4. Allora, attenzione, questo è V4 meno V con 3. Quindi, scusate ragazzi, mi dico la cosa più importante. Meno L con E. Questo è uguale, ovviamente, a meno L con E, attenzione, perché il 3-4 è la turbina. Abbiamo mancato il cuore della voce. Attenzione. Cioè, quando arriva in turbina, l'equazione di energia meccanica, le con E non posso più leggerla. Quindi tutto questo meno tutto questo uguale alle con E, quindi questo è uguale a meno alle con E. Attenzione. Quindi, ancora, avevamo detto, quindi è arrivato qua, quindi questo cosa implica? Implica che la mia L con E è uguale a che cosa? A questo è meno V3, V4 meno V3. Va bene? Quindi è V3 più V3 meno V4, quindi questo è uguale a V3 al quadrato mezzi meno V4, ma... Bravo. Ragazzi, silenzio, non so, Meno V4, attenzione, ma la velocità, abbiamo detto V4, è praticamente molto molto più bassa rispetto a quella V3, e quindi la possiamo anche elevare, meno... R3-4 prego. Ma L3 va anche nella prima equazione? Come? Lavoro dentro? No, nella, in questa, certo, questa qua nel primo principio, certo. Quindi sarà più L punto elica. No, grazie. Allora, il primo principio non l'abbiamo mai sviluppato, poi magari per qualcuno lo sviluppiamo un po' più, ragazzi. Quindi abbiamo sempre visto la equazione geomeccanica, è un po' più semplice perché abbiamo visto come cambia ovviamente la nostra energia. Ma possiamo fare le semplificazioni che abbiamo fatto qua, ovviamente le possiamo fare anche da qua, tranquillo. Quindi il nostro lavoro ad elica, ragazzi, è uguale a questo, va bene? Se io voglio totale, che devo fare? Devo moltiplicarlo per m punto, quindi l'L punto con E grande sarà uguale a m punto che moltiplica V3 al quadrato mezzi più, anzi, meno R3-4, ok? Allora, se io adesso voglio capire
quanto... Allora, adesso io non so se vi è chiaro come funziona questa macchina. Quindi c'ho un primo pezzo in cui converto energia potenziale in energia di pressione, un secondo pezzo in cui converto energia di pressione in energia cinetica e un terzo pezzo in cui prendo questa energia cinetica e la trasformo in energia meccanica e la trasferisco all'esterno, cioè dal mio sistema va all'ambiente esterno. Quindi qua ovviamente mi prendo l'L punto di elica, chiaro? Allora, questo è il funzionamento dell'impianto idroelettrico. A questo punto cosa devo fare, ragazzi? Voglio capire bene quanto posso spingere su questo impianto, cioè i rendimenti di questi impianti. Allora, il rendimento di queste macchine non è come il rendimento di prima legge, va bene? Quindi non è quanto avevo in termini di energia meccanica, energia termica e converto in energia meccanica. Qua comunque un'energia diciamo, del fluido, quella teorica che avrei potuto sfruttare, e non è, diciamo, e ho invece quella che sfrutto. Quindi i nostri rendimenti sarà sempre che cosa? L'L punto con E, diciamo, che è quello che realmente sfrutto, diviso cosa? L'L punto con E massimo. Così io scriverò il, diciamo, sempre i rendimenti delle mie macchine a fluido. Quindi il, diciamo, quello che realmente, ovviamente macchine a fluido, motrici, quello che riesco a prendere rispetto a quello che avrei potuto prendere. Bene, attenzione, perché qua posso scrivere due rendimenti diversi a seconda del pezzo di macchina che vedo. Posso guardare l'intero impianto idroelettrico oppure guardare soltanto la mia turbina idraulica. Se guardo la mia turbina idraulica ho solo un pezzo di irreversibilità, ho qualche cosa che non riesco a convertire, che è questo. Se guardo l'impianto invece ho n irreversibilità, giusto? Ho l'irreversibilità della mia turbina, l'irreversibilità che ho nell'ugello e l'irreversibilità che ho nelle condotte. Quindi ho tre irreversibilità che si sommano, eh? Quindi attenzione pure quando fate gli esercizi, perché se ne prendete uno soltanto delle tre la cosa non funziona. Allora, qual è il lavoro massimo che avrei potuto, diciamo, ottenere nel caso in cui tutta la tutto l'impianto fosse stato un impianto reversibile? Il mio, se io vado a fare lì, diciamo, vado a mettere i tre bilanci, faccio il bilancio tra 1 e 4, invece di andare a fare il bilancio solo su questo pezzo, o solo su questo pezzo, solo su questo pezzo, se lo faccio su tutto l'impianto, va bene? Come si scriverebbe, diciamo, la mia equazione? Posso ancora sempre scrivere sempre la stessa cosa, ragazzi, sempre questo, va bene? Quindi come si scriverebbe? Avrei L punto con E, meno della portata massica, uguale V delta P, G delta Z, delta Q quadrato, delta R. R questa volta è il totale, L1,2 più R2,3 più R3,4, va bene? Ora, questo, diciamo, il delta V quadro mezzi tra quello che entra e quello che esce, ragazzi, entra a che, diciamo, velocità? A velocità bassa, esce a velocità bassa, quindi quello se ne va. Bene, il V delta P a che pressione entra, ragazzi? A pressione atmosferica, a che pressione esce? E quindi V delta P che fine fa? Se ne va. E quindi cosa c'ho? C'ho soltanto L con E uguale G delta Z più R, giusto? È semplicissimo. Quindi il rendimento dell'intero impianto, quello che è L con E, e ovviamente a cosa sarà uguale? Sarà uguale a G delta Z meno, ovviamente, cioè, pardon, meno che cosa? Meno la mia R totale, va bene? Scrivo tot sopra, ragazzi, per farvi, diciamo, ricordare, ovviamente è una qual è invece l'L punto con E max? R uguale a 0 e quindi G delta Z, e quindi G delta Z. Quindi attenzione, quindi se nel caso del rendimento della mia intera macchina sono G delta Z meno R, diciamo, totale diviso G delta Z. Quindi potrò anche scrivere come 1 meno R totale diviso G delta Z. Nel caso invece della turbina idraulica, e qui è diversa la questione, giusto? La turbina idraulica cosa c'ha come
come lavoro, diciamo, come lavoro d'etica, l'abbiamo già scritta. Cioè, questo è quello reale, quindi scriverò V3 al quadrato mezzi meno R34, attenzione, non R totale, diviso cosa? Qual è? Che cosa potevo convertire al meglio? Qual era il lavoro massimo che avrebbe potuto fare questa turbina idraulica, ragazzi? È lo stesso meno questo, giusto? Cioè, levando questo pezzo. Quindi, sarà uguale a V3 al quadrato. Quindi, V con 3 al quadrato. Cioè, questo è uguale ancora, allo stesso modo come questo, posso scrivere 1 meno R23 diviso V con 3 al quadrato mezzi. Ci siete? Quindi attenzione, sono due rendimenti diversi. Uno è il rendimento dell'intero impianto e l'altro è il rendimento della sola turbina. Va bene? E quindi ovviamente, diciamo, potrò avere, vi potrete trovare un rendimento leggermente migliore soltanto se guardate questo rispetto all'intero impianto, perché, evidentemente non avete, diciamo, tenuto in conto, diciamo, di tutti i pezzi. Normalmente questi rendimenti vi vengono dati, cioè chi vi vende la macchina vi dà anche il rendimento in condizioni nominali. E quindi voi che cosa farete? Voi, diciamo, dite, va bene, io ho questo G delta Z, ho questo moltiplico per il rendimento e ottengo il lavoro effettivo che posso ottenere dal piano. Cioè, fate il ragionamento inverso. Quindi avete il lavoro massimo, quello che vi ricavate termodinamicamente, moltiplicate per il rendimento e ottenete l'economia. Lo stesso vale per la turbina. Va bene?